Come ricorderete, a gennaio 2023 a Davos si è tenuto l'incontro annuale del World Economic Forum e io feci questo video nel quale vi ho fatto sentire le affermazioni dell'amministratore delegato di Moderna, Stéphane Bancel, il quale confermò ad una giornalista che già a gennaio 2020 avevano le pozioni. Avevo trovato anche un altro spezzone nel quale era stato molto più chiaro, ma visto che YouTube mi aveva rimosso questo video, su Burla, l'amministratore delegato della Pfizer, avevo deciso di aspettare un attimo per fare il video. Adesso invece ve lo voglio far sentire, anche perché YouTube mi ha ridato il video e quindi è diventato un pochettino più buono. Staremo a vedere. È tratto dal canale YouTube di Reuters. E il video è questo. In diretta da Davos, gli amministratori delegati di Moderna e Gavi al Forum Economico Mondiale parlano dello stato della pandemia. Per chi non lo sapesse, Gavi è l'alleanza globale per le pozioni e l'immunizzazione. Sentite che cosa ha detto Stéphane Bancel. Let's go more a little bit into the new variants and subvariants, and I'm going to go with Stéphane Bancel. Let's talk about vaccine development, because we've heard how it happened, obviously, with COVID-19 starting from 2022, and how extraordinary the process was also in terms of the speed. How is development, adoption and scaling of vaccine going on when it comes for different variants and subvariants? Because this is one of the big concerns as we're all here now, and we're discussing, we understand the context, and this is a great deal. Sure. Good morning and thank you for having me on the panel. So the great news versus 2020, where we are today, is we have manufacturing capacity. As Seth knows, when the pandemic happened, Moderna had made 100,000 doses in 2019 for the whole year. And I remember walking after Davos into the office of my head of manufacturing and I say, how we make 1 billion doses next year? And he looked at me a bit funny, say, what? We need to make 1 billion doses next year, there's going to be a pandemic. Avete capito? Nel 2019 avevano già prodotto 100.000 pozioni. E come faceva a sapere? Mimar, non fare domande stupide. Loro sanno le cose prima, perché sono bravi. Ho capito, ma poi dopo va nell'ufficio della produzione a dire il prossimo anno dobbiamo produrne 1 miliardo perché arriva la terribile malattia. Ma come fa a sapere? Mimar, quando diventi amministratore delegato di una grande casa farmaceutica, ti danno anche una palla di cristallo che riesce a prevenire le cose, perché tu devi trovare le cure, i medicinali, le pozioni prima. Quindi hanno le palle di cristallo. Hanno le palle di cristallo. E quindi lo fanno per noi. Mimar, lo fanno per noi. Dai. Se non capisci questo, che lo fanno per il nostro bene, allora dai, non capisci niente. Vabbè. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.